Cina e c'è la prima uscita di Alessia Trost. Vincere così vale doppio, eh? 3-24-27 per la Francia, 3-24-32 per l'Ucraina. Mamma distratta mia. Sicuramente Olga Zemliak e poi il 3-24-34 per la Gran Bretagna. Russia, Polonia, Germania, Italia che ha chiuso al settimo posto e poi il Belgio 3-28-4. Alessia va con molto bene, molto molta bene. Tranquillità. La voce di Silvano Chesani, vai pure Silvano. È riuscita come in qualifica all'1.89 a essere molto continua nella fase di corsa e vediamo anche sopra la sticella senza grossi problemi. Una buona dimostrazione di... Se vogliamo perduto, mentre vediamo Alessia Trost nel riquadro, alle prese col 1.90, primo salto per lei. Ma rimane sulla sticella, quel che conta. Mamma mia che botte che vuole. Importante che i risultati ottenuti ci hanno dato una bella visibilità, ma è un piccolo passo rispetto al tanto che ancora dobbiamo fare. E grazie a voi. Due ragazze del nord-est, Chiara Rosa Padovana. E dai! Qui è rimasta sulla sticella al 1.90 per Alessia. Che adesso analizzeremo il salto con Silvano Chesani. Bellissima l'immagine di Chiara Rosa con quelle due dita a spingere fino in fondo, bellissima proprio dal punto di vista della ripresa. E qui l'1.94 di Alessia Trost, un momento decisamente chiave questo. Sì, riuscisse a farla la prima sarebbe molto importante per la classifica finale. Sta per lanciare anche Chiara Rosa, che non sarà assolutamente peggio che quinta. Alla vigilia sarebbe stato da firmare. Che forse era entrata tra le ultime, mi pare, la Rosa. Undicesima. Cosa deve fare Silvano? Deve riuscire a stare continua e rapida in questo finale. Peccatissimo! Però oggi è presente. C'è lei in queste gare, secondo me, riesce a tirare fuori quel qualcosa in più, come dicevo prima. Ha spinto molto e sta ritrovando, secondo me, le sensazioni giuste, soprattutto in fase di stacco, sta entrando fino in fondo nel salto. Dopo l'infortunio della primavera, l'impressione che questa gara, ma prima o poi doveva capitare, ci fosse, sia arrivata con 4 secondo tentativo. Forza di un centimetro si è migliorata, adesso tocca ad Alessia Trost. Questo momento è ottava in classifica. Contante. Meno bene di prima. Meno bene, probabilmente ha tagliato un po' la curva. Sì. Esatto. Andata via dritta. E quindi ha perso completamente l'inclinazione tagliando la curva e infatti poi dopo si vede come. Vediamo Alessia se riesce a migliorare questa entrata in curva e mantenere l'inclinazione. Ultimo tentativo al 1.94 per la pordenonese. Vediamo come stia ripassando tutta la rincorsa, questi sinistro, destro, sinistro finale. Gianmarco Tamberi a fare il tifo per Alessia. Provare ad interiorizzare tutto è un po' una caratteristica molto personale, altri lo fanno, ma mai come quanto lei e come lei. Partita! Peccato. Purtroppo si sono viste le carenze tecniche, la mancanza di possibilità di saltare durante la stagione. Infatti anche in questo salto taglia molto la curva, se si vede la fase di ascesa sulla sticella, è molto centrale. E non stacca, tendenzialmente si tende a saltare vicino al primo ritto, invece lei andava molto verso il centro. Ecco, al di là di tutto, Silvano, questa è una.